un video in collaborazione con un'azienda con cui ho già collaborato il mese scorso e con la quale sono, sapete quanto sono felice di poterci collaborare, se già avete visto lo scorso video. E sto parlando, arrivato con
una gonnellina pantaloncino, quindi questa è la cosa bella, vedi qua c'è il pantaloncino, se tu sollevi la gonna poi lo vedrai meglio, te lo mostrerò meglio nella clip, pantaloncino e poi abbassi e c'è la gonna, proprio quelle classiche per giocare a tennis appunto, perché giustamente se ti muovi poi si vede tutto se non hai il pantaloncino sotto. Dietro c'è il nome del brand, molto bello perché è un bianco molto luminoso, sembra tipo perlato, questo è veramente carino. In realtà la gonna ero troppo curiosa, l'ho messa così velocemente per vedere come mi stava ed è molto carina. Il top è questo. Io questa tipologia di top la adoro, è molto comoda, confortevole e ha un tessuto tipo costine, se non sbaglio, ha le coppette preformate, si possono volendo estrarre. Allora, dietro è così, quindi le bretelle poi risulteranno a intreccio. Sono regolabili. E c'è il nome del brand. Che dire, adoro il bianco. È veramente bello come colore, non colore, perché poi il bianco dicono non è un colore, ma non colore. Poi ti mostro un altro completo, un po' diverso, ed è metallizzato, diciamo. Questa volta parto dal top. Il top è così, penso che indosso stia benissimo, non vedo l'ora di provarlo. Anche qua ho scelto la taglia S. Sapete che ve l'ho già detto nello scorso video, Scienza Parte è un marchio molto inclusivo, infatti le modelle sono di tutte le taglie, dall'XS se non erro alla XL, veramente una cosa che apprezzo tantissimo perché prima di tutto bisogna accettarsi per come si è, spesso i brand sportivi tendono a prediligere modelle molto molto in forma, che avere un fisico curato, con dei bei muscoli non è sbagliato ovviamente, perché adesso sembra quasi sbagliato prendersi cura di sé, ma allo stesso tempo, siccome è anche molto legato alla salute, il concetto di stare nel proprio peso forma, allo stesso tempo, poi qua non voglio entrare nel merito, ma ci sarebbe anche un discorso di persone che purtroppo soffrono di determinate patologie e quindi rientrare in certi canoni estetici anche proprio per questioni proprio di salute è molto più difficile, ci mettono più tempo perché prendono farmaci e tante cose. Adesso non voglio entrare nel merito, però per dire che prendersi cura di se stessi è importante, non va demonizzato come ormai sento fare chi si allena, chi cerca di curare l'alimentazione. Ogni cosa deve avere un equilibrio, non bisogna neanche diventare malati della perfezione del benessere, perché altrimenti non si vive più. Però appunto dico, è importante prendersi cura di sé e avere comunque questi modelli di salute.
ma allo stesso tempo per poterlo fare, secondo me, un'azienda, e questo penso sia il suo punto di forza, deve anche far capire che a prescindere dai tuoi obiettivi, il tuo fisico va bene lo stesso, cioè non è che vali di meno, sia una persona meno bella solamente perché non rispecchi i canoni della società, ok? Estetici parlo, non sto parlando di salute in questo momento, quindi per me è bello come il fatto che utilizzino modelli di ogni taglia. Dietro è così, mentre il pantalone forse l'avrei preferito più corto, però perché questo credo che arrivi fino a sopra il ginocchio, poi vedremo, però è molto carino perché questo riflette tantissimo la luce, poi un bel blu. A me sta molto bene, armo cromaticamente questa tipologia di blu. Blu reale, una cosa del genere. Bellissimo. O senza parte. E questo era un triset, quindi in più c'è anche questa maglia extra large. Questa è bella anche per stare in casa in estate. Che io adoro stare con le maglie extra large. Anche se ultimamente sto usando anche molto le vestaglie più eleganti. Questa è la maglia, una classica maglia che anche se una S risulta bella extra large come modello. Etichetta. Belle le etichette così tutte colorate. Proprio classica, classica. Proprio una maglia classica, senza fronzoli. Qua c'è scritto di nuovo: Stay kind, make loves, love only. Oh, senza parte. Non so se sta mettendo a fuoco. Quindi dietro lo stesso non c'è nessuna scritta. E in basso abbiamo una sorta di elastico che volendo possiamo stringere. Quindi si può regolare. Vi lascio alla clip anche di questo prodotto. Ultimo set l'ho scelto lilla, che non so se è un colore che mi stia particolarmente bene, però mi è piaciuto tanto, cioè proprio mi piace tanto come colore. Questi sono dei pantaloncini, quindi non è effetto gonna, ma proprio dei pantaloncini. Davanti sono così. Hanno anche quel tessuto, diciamo, che risulta meno aderente, più svolazzino, possiamo dire. Quindi magari questo è anche adatto per chi si sente più a suo agio con dei pantaloni che non risultino poi super super aderenti, cioè lo sono, però in sostanza hai la parte del pantaloncino sotto. E poi c'è questo sopra che crea una sorta di rigonfiamento, quindi magari, cioè, ci si sente anche più a proprio agio, dipende dalla persona, ecco. Davanti e indietro. Belli, belli, non vedo l'ora di indossarli. Ti faccio vedere il top e poi abbiamo finito. Ti farò vedere anche la clip. Questo è bellissimo. Allora, questo non è a costine, vedi, molto semplice. Queste coppe belle, preformate. Queste mi sa che non sono estraibili, appunto, è proprio il modello fatto così. E
Poi dietro abbiamo, vedi, tessuto un po' trasparente. Le bretelle abbastanza spesse, queste non sono regolabili. Però insomma dovrebbe essere adatta la misura, poi lo proverò. Bene, splendore, siamo giunti alla fine di questo video. Spero di averti fatto rilassare e spero che acquisterai i prodotti di Ocean. Niente, ti mando ancora un bacio e ci vediamo presto.